della ragazza, però c'è scritto pace ed è la bandiera della pace. E devo dire che oggi ce n'è veramente bisogno. Fantastico, è lui. Bene. È una bellissima macchina, questa l'hai fatta con che macchina? Con una, con il telefonino? Ah, con una vera. Tra l'altro il professor Cotoneo ha appena inaugurato la sua mostra Roma fotografica, quindi come dire, era la persona più competente per aggiudicare questo premio qui in Italia in questo momento. Vuole dire qualcosa? Volevo ringraziare da tutto il dottor Monti e tutta l'organizzazione di questa splendida giornata che stanno regalando a Veda, perché è meraviglioso vedere Veda piena di ragazzi. Numerose iniziative, tutte interessanti, in particolare sono orgogliosa dei miei alunni, e lei e tutti gli altri che hanno partecipato ai vari concorsi, per cui grazie ancora. Grazie. Allora, insegna la macchina fotografica e il premio a Chiara. Sì, io tanto volevo ringraziare anch'io tutta l'organizzazione, ma a nome di tutte le imprese del gruppo di Veda. Ci tenevo moltissimo a essere qui presenti e ci tenevo moltissimo che fosse presente la nuova presidente dell'Associazione Commercianti di Veda, che è giovanissima come voi. Io voglio dire che noi, quando si immagina il commercio, si immagina sempre l'immaginario collettivo delle persone anziane, delle persone. Noi abbiamo lottato per rinnovarci e oggi ci siamo riusciti, quindi non smettete mai di crederci. Anche noi abbiamo voluto impegnarci profondamente e oggi abbiamo qui la giovanissima presidente dell'Associazione dei Commercianti, Lucia Pagnati, una di voi, quindi credeteci. Dobbiamo andare a Chiara. Ah, questo è per la scuola, quindi l'ho dato alla persona giusta, perfetto. Arrivederci. Complimenti ancora, Chiara. Yeah.